partiti con Glenn Turner che voleva andare al comando, ma è stato nettamente anticipato da Lara Swing. Lara Swing guida avanti a Valdivizia e Glenn Turner, questi i primi tre, poi gli altri tre. All'inizio della prima piegata Lara Swing guida davanti al 4 di Valdivizia, a 6 di Glenn Turner. Lungo i paletti rimangono gli altri tre, che sono il 5 di Sunset Breeze, il 3 di Timon Board e il 7 di Parnassus, che come di consueto corre all'estrema attesa. 2200 metri da percorrere, Lara Swing e Alessandro Fiori la fanno da battistrada, continuano a condurre, all'esterno è rimasto Valdivizia, poi Glenn Turner nella scia di Valdivizia, nella scia invece del battistrada galoppa Sunset Breeze avanti a Timon Board e Parnassus. Piegata di sinistra, posizioni praticamente invariate, con Lara Swing che da battistrada fa l'andatura. Lara Swing sempre in vantaggio, si prepara a passare davanti alle tribune per l'ultimo passaggio, quello prima dell'arrivo. Lara Swing e Alessandro Fiori si presentano per primi. Nella scia del battistrada il 5 di Sunset Breeze, all'esterno il 4 di Valdivizia e 6 di Glenn Turner, poi Timon Board e Parnassus. Curva del caffè appena superato, 800 metri alla conclusione, nulla muta. Ora Glenn Turner sospinge Valdivizia su Lara Swing, poi Sunset Breeze, Timon Board e Parnassus, che ha perso notevole terreno e segue staccato in coda. 600 metri alla conclusione. La lotta si fa incandescente per le prime posizioni, sono rimasti in cinque, Parnassus è irrimediabilmente battuto, Lara Swing sta respingendo Glenn Turner e Valdivizia, di dentro però a Lara Swing c'è una tonica Sunset Breeze, poi sposta in mezzo alla pista anche Team On Board, ben sostenuto da Sergio Oro. Addirittura con Lara Swing ancora in vantaggio su una terziglia, con Valdivizia che è in quinta posizione, Lara in vantaggio, ma a centrovista sta scattando Team On Board con Sergio Oro. Arrivo molto molto incerto, poi Timon Board nel finale prende la meglio e viene a vincere davanti a Sunset Breeze. Al terzo posto finisce il 6 di Glenn Turner, poi Valdivizia e la stanca Lara Swing e rallentato Parnassus. Traguardo per il giudice d'arrivo Giorgio Trepaldi, ma 3-5-6 i primi tre, Team On Board, Sergio Urro in cabina di regia, i colori della Mario Serafini, il training della Sordi Galoppo e da Villanova per il momento è tutto.